Siamo pronti per passare a quello veramente bello. Eccoci Qualcuno è qua, gasato. finalmente l'istaccamento più interessante di questo primo batch di 5 Bro. distaccamenti, solo perché i Necron sono sesti. Sì, no, che risposta è Nick? Dai, lasciami un momento di gloria. Ma Bene, meccanicamente sei lasciamo comunque più tutto il nostro interessante Igor. questo. Parla, sfogati, goditi questo. Eccoci qua. Allora, Hallows Creed Battleclade è un detachment molto interessante perché è esattamente il contrario di quello di cui mi lamentavo prima e non è un distaccamento che si concentri su nessuna unità, ma ti dà un modo completamente diverso di costruire e giocare il tuo esercito indipendentemente praticamente da come lo stai costruendo. Chiaramente ti dà delle direzioni, però puoi giocare bene o male qualsiasi cosa con questo detachment e trovare un modo di renderla utile, non solo, ma può rendere utili delle unità che normalmente non giocheresti. Quindi, vabbè, leggiamo velocemente la regola di detachment che è molto carina. Nella fase di comando, scusate, trasferenza noosferica. Vabbè, non lascio stare il tema, che è anche il tema molto bello del detachment, però va bene. Sentite come Nella fase bambino di felice, comando. proprio un bambino Sì, felice. veramente, veramente. No, è tutto quello che volevo questo detachment. E molto probabilmente a vedere quello che dice la gente in giro è valido per, cioè non sono il solo, è valido per tanti giocatori di Admech che volevano esattamente vedere questa cosa qua. Nella fase di comando di ogni proprio turno, ognuna delle proprie fasi di comando, si può selezionare un numero di unità, come al solito, dipendentemente dalla dimensione della battaglia, quindi uno, due o tre unità saranno sempre due, perché si giochiamo 2000 punti, e darà l'abilità Halo Override a quelle unità. Notare che possono essere anche unità imbarcate in trasporti, che è una clausola bella da avere perché non sempre è detto e questa cosa potrebbe essere fastidiosa. Perché scena fase di Quindi comando quelle. e ci sono alcune cose che tu puoi scena fase di comando e sfruttare molto bene nel turno. Esatto. Quindi dare a fino a d'unità, tra l'altro c'è scritto per forza una o più unità, quindi almeno un'unità del proprio esercito deve beneficiare di questa cosa. Vabbè, non è rilevante. Quindi due unità del proprio esercito, fino a due unità, beneficiano dell'abilità Halo Override e dopo averla scelta si può selezionare una di queste quattro abilità, quindi aggiungere due pollici a movimento dei modelli in quell'unità, aggiungere uno di resistenza, dichiarare cariche in turno in cui sei avanzato e avere stealth. Di queste quattro abilità non serve dirlo. Alcune delle più interessanti, dipendenti dalle probabilità che si giocano, sono più di un movimento e avanzare e caricare, perché avanzare e caricare è sempre forte, se si ha un esercito che lo voglia avere, e più di un movimento, dipendentemente dai modelli che si stanno utilizzando, può essere di nuovo molto, molto interessante, soprattutto se si stanno utilizzando magari dei modelli come Castellan, che comunque hanno 6 pollici di movimento, che non è tanto, oppure dei Cataphron, che con 5 pollici di movimento sono molto contenti di andare un pochino più spediti. E comunque più uno resistenza e stealth possono avere abbastanza utilizzo. Magari uno si sporge un attimo con un carretto, con un onager, molto contento di avere stealth. Oppure di andare a resistenza 11. Resistenza 11 è abbastanza carino, ci sono dei È breakpoints molto un carini comunque. breakpoint enorme senza 11, eh. Esatto. Decisamente. Quindi potenzialmente molto carino. Stavamo parlando anche di Castellan. I Castellan, se proprio vogliono andare in modalità super tank, applicano il più uno di resistenza e il più uno di resistenza loro dato dal loro protocollo Aegis, andando anche loro a resistenza 11, che ci rende abbastanza fastidiosi. Abbastanza fastidiosi, dipendentemente dall'avversario. E la cosa bella proprio di questa qua della detachment rule è che è estremamente versatile perché fa tutto, cioè non è forte a potenziare unità da tiro? Beh, relativamente, perché comunque dare più di un movimento rendono molto più facile posizionare alcune piattaforme. Quindi molto versatile, molto molto versatile. È un detachment che veramente tanti vorrebbero avere, probabilmente. Veramente bella, concordo. Decisamente sì. Io spero che facciano una Quindi roba simile per le streghe dei Dark Elder. Sarebbe interessante avere un ecco, no. detachment streghe come roba Sai simile. qual è? Il punto è proprio questo, anche che il fatto che abbiano fatto un detachment così, che chiaramente è pensato e ha tutti i suoi pensieri, tutte le sue cose dietro, dà speranza per i prossimi. Perché alcuni di questi che abbiamo visto sono belli, ma non sono così, secondo me, così, così Efficaci. pensati. Poi sono biased, sono chi.
No, ma no, è vero, è vero. Perché... Ma ti direi che Mi questo è vedo quanto un c'è. Touchman Dark Elder dove scegli la droga del turno, come Sì. in quinta edizione, e hai Ah, una dai, tabella bello, simile. bello, Era anche bello, molto era carino. anche in nona. Potevo scegliere la droga all'inizio della quando creavo l'unità. Ma per noi è E solo la Plastic questione è che con Crack. alcune cose potevi scegliere due droghe, cose del genere, oppure che potevi tirare in due dadi invece di uno e avere entrambi i risultati invece di sceglierla manualmente. Però se Questo mi facevo piaceva doppio mi tantissimo. inculavo. Sì, se facevi doppio vincolavi, perché non c'è la scheda di doppio Announcement? vincolo per automatico. Finalmente, eccoci qua. Se ti piace questo lo dico io perché mi piace troppo. No, no, tutto tuo. Perché Non è che vai, hai vai. A detto me è piaciuto distaccamento, è troppo Necrospira. felice, sei. Se avete visto giocare sul canale, sapete che mi piace giocare Castellan e questo è l'enhancement fatto per dire vai, almeno un'unità di Castellan la puoi giocare, la devi giocare praticamente perché è regalato che sia forte così. Perché il Ransocular Dyad Wafer, per 30 punti che sono tanti, non diciamo di no, dà a un Cybernetica Datasmith. Finché è assegnato, non finché è assegnato, quando viene assegnato unità di Castellan, il che significa che tutto il resto della partita sarà così anche se lui viene ammazzato nel procedimento. La abilità dell'esercito, Doctrinal Imperatives, che è l'effetto che ha il detachment dei Cybernetica Cohort, e che quindi era molto forte perché gli dà un'abilità di detachment che è molto forte, soprattutto adesso che hanno reworkato, anzi, no, non soprattutto adesso, solo ora che hanno reworkato la vita di esercito, diciamolo. E inoltre gli dà di base la keyword Halo Override. Questo significa che ogni volta che si sceglieranno delle unità a cui viene data il bonus di Halo Override, questa unità sarà inclusa tra quelle in più. Quindi sarà la terza unità praticamente ad ottenere il bonus. Che chiaramente, cioè non bisogna dirlo, è molto forte, insomma. Perché è un'unità in più. Se due unità del proprio esercito vengono potenziate, questo è un 50% in più. Ed è un'unità che vorrai potenziare probabilmente, perché sono 300, Bonus no, enormi. 450 punti di Soprattutto. unità. Quindi se vuoi potenziarlo, insomma, indipendentemente da cosa scegli, vuoi darglielo. Quindi sì, questo molto forte. Vado avanti, volete dire Lì, qualcosa tutto voi? tuo. No, vai Io pure commenterò. il tuo esercito. Noi ci Sì, limiteremo a lo commentarlo. commentare insieme. Ok, allora andiamo avanti. Rinforzo cognitivo per 35 punti, che di nuovo sono tanti, anzi sono veramente tanti questi, però di nuovo adesso perché? Perché dato a un modello qualsiasi, stavolta tranne il Datasmith, ha senso per come è scritta l'abilità, dà entrambe le abilità dell'esercito permanentemente all'unità. E questo è molto forte. Da quando hanno modificato l'abilità dell'esercito, questo è estremamente forte, soprattutto per alcune delle unità che è bello condurre con i personaggi, perché le altre regole che lo fanno, che fanno questo effetto qua, non permettono mai di farlo sui Cataphron, Esatto, perché sono sempre Cataphron. il detachment degli Schitari ha questa regola qua, ma può bersagliare solo Schitari, è un enhancement che può bersagliare uno Schitari entro 12 pollici del possessore, e nel detachment Cybernetica Cohort è un stratagem che può bersagliare solo veicoli. E quindi in realtà questa regola è una regola che beneficia molto i Cataphron, perché gli dà sia il più 1 BS, sia Heavy, sia il meno uno essere colpiti corpo a corpo se vicino a Battle, sia il più uno armor penetration, cioè fa tutto quello che si vuole che faccia la propria unità. E quindi su dei Cataphron Sì. questo sono 35 punti, certo sono 35 Ma gli è punti, esatto, un'unità veramente più forte, c'è poco da fare. ed è indipendente anche dal resto del proprio esercito e darà dei Cataphron anche e avanzare e caricare a quel punto, perché comunque cioè, i mili fanno qualcosina, si muovono magari più di un movimento con l'abilità d'esercito, entrambe abilità sono anche dipendenti, quindi comunque sono forti anche di conto suo. Uno può potenziare altre due unità e loro comunque stanno facendo il loro lavoro, quindi questo vabbè, questo è forte e basta. 35 punti penso che li pagherai comunque sempre, e questo è un po', sono tanti punti perché stai pagando 30 punti, vabbè, per come lo costruirei io l'esercito, sempre 30 punti per il primo enhancement e sempre 35 punti per il secondo. Quindi sono comunque 65 punti che se ne stanno andando così, però sono 65 punti ben spesi. Ben spesi, sì. E il terzo enhancement, parlando di enhancement punti ben spesi, sono solo 10 punti stavolta, quindi
molto affordable, e da a qualsiasi modello può essere affibbiato questo enhancement, e da 6 pollici in più di range a tutte le unità da tiro equipaggiate dall'unità del possessore, e inoltre, come bonus carino, da reroll per i hazardous test dall'unità. Questo è forte Impuricelso. comunque, sono solo 10 punti e su qualsiasi cosa lo si voglia mettere vale la pena praticamente. È forte sui breachers perché dare più 3 pollici di rapid fire è comunque forte, anche se sono solo 3 pollici, comunque forte. Tre Dare più 6 pollici più pollici di due range, movimento aggiuntivi entrano 5 e in sé sarebbe una cosa molto diversa. Quindi questo è forte sui elettropreti Corpus Cari, perché hanno armi a range 12 pollici e dargli più 6 e farne andare a 18 è una differenza grossa. Comunque, questo è veramente grosso, cioè da 12 a 18 è tanto la differenza, chiaramente. Quindi quello O è gli un sparare bel quando esce buff. riserve, molto probabilmente. Esatto. E inoltre è forte sui Destroyers, e questo era quello su cui stavo parlando prima, del fatto che rendi un pochino più interessanti i Cataphron Destroyers, perché non costano tanto, e molto spesso non li giochi anche perché tu vuoi sempre farli sovraccaricare il loro plasma. E far sovraccaricare il plasma a un modello che costa 40 punti e che muore istantaneamente se fallisce i testi Hazardous è un po' una brutta scena. Quindi Sì. poterli rollare li rende molto più interessanti. Per loro, chiaramente c'è il punto che i 6 pollici in più di range non interessa molto, perché vanno da 36 a 42 pollici, quindi se ne E i fregano. destroyer sono quelli che fanno Overwatch al 5, giusto? Esatto. Overwatch al 5 e Vuol una dire cura anche molto. Don't do Overwatch, se ne freghi, lo sovraccarichi. Sì, esatto, lo sovraccarichi sempre, perché sì, e poi vedremo dopo anche perché questa cosa è interessante. Secondo me i Destroyer, uno può pensare di giocarli qua. Sono 210 punti per un'unità più il leader, più possibilmente questo Enhancement. enhancement, però tra questo, tra il bonus di attachment e tra gli stratagemmi, che ce ne sono un paio veramente interessanti, hanno chiaramente le loro cose da dire. E l'ultimo enhancement per 15 punti è un Quello che pochino non più prenderai strano, mai. perché dà Perché che sai puoi che in vedere in tre, realtà non peraltro. E perché nei primi tre è tanto il massimo. e infatti questa è cosa buffa, perché è la prima volta praticamente che io vedo un detachment che abbia quattro enhancement decenti, almeno decenti. Due Sì, sono molto infatti. buoni, uno è carino, e questo quarto comunque è carino, perché è da equipaggiare soltanto a un Tecnoprete Dominus o Manicurus, che sono quelli più grossini in pratica. Gli dà più 3 attacchi all'arma melee e più un danni ad arma melee. Non fa E schifo, in realtà. da equipaggiare a un leader di un'unità di elettropreti, prevalentemente lo usa su elettropreti questo, Sì. il tecnoprete Dominus va a fare 7 attacchi che colpiscono al 3, ma probabilmente al 2 se sei in dottrina melee, che con forza 6 e meno 2 che diventa meno 3 in dottrina melee, e danno 3. Non fa schifo, questo coso demolisce Terminator. No, infatti è interessantissimo. Alla fine. Se uno vuole giocare un'unità di elettropreti con dentro un leader con questa abilità, non fa schifo. 15 punti, io rispendo, potenzio, ci sta. Volentieri. Una Quindi, parte succosa? La parte probabilmente. succosa? Sì, Ancora più esatto. succosa? E gli stratagem qua sono veramente interessanti, veramente interessanti. Quindi dite cosa ne pensate. Alcuni di questi E io ho già visto sono un paio di anche. belle combo interessantissime. Molto. Infatti, allora vediamo. Partiamo subito da questo. Questo è come quello che abbiamo visto dei tiranni, di protocolli di eradicazione. Nella fase di tiro o di combattimento, una qualsiasi unità di Adeptus Mechanicus, fare rollare i tiri per ferire di uno. E se un'unità potenziata alla propria, che si è scelto per essere potenziata la propria abilità di detachment, fare rollare anche i tiri per colpire di uno. E questo può essere forte per tante tante cose diverse, perché lo usi per un carro grosso, lo usi per un'unità da tre tacchini, richiamo gli aerostati balistari con cannoni laser. Sì, Con assolutamente. cannoni laser non hanno più Twin League, perché ne hanno dato colpi in più.
Quindi adesso sarebbero tre di questi che sparano due colpi a testa, con sustain tra l'altro, che colpiscono al 3 o al 2 se sono rimasti fermi, se sei nella dottrina giusta, e colpisci al 3 rollando gli 1, al 2 rollando gli 1, e ferisci al 3 sicuramente, quasi sicuramente, diciamo, al 3 rollando gli 1. Ah no, un'ottima combo per i laser, Con 6 colpi di loro. cannone laser non fanno Che schifo. potrebbe essere potenziato ancora di più, ma ci arriveremo. Sì, esatto. Ha anche i suoi effetti questo con unità di Cataphron Destroyer, potenzialmente. Sui breach sono un po' sprecato, perché i tiri per colpire li ripeti comunque, quindi un Di base, sì. pochino meno utile. Passando a cose più interessanti, come dicevi, Targeting Override, targetando sempre qualsiasi propria unità nella fase di tiro o di combattimento, fa fare critical hit al 5+, su qualsiasi attacco. Ecco qua che i tacchini che criticano al 5, ripetono gli 1, sui loro laser Al 5 sostenuti iniziano a essere... sostenuti, Mamma mia. esatto. Ed è buono su di loro, di nuovo, tanta versatilità. È buono su di loro, è buono sul granchio, non aggiungo un crawler con Eradication Beamer, perché Eradication Beamer fa sustain di 3, quindi sta sparando 2-3 colpi con sustain di 3, Caspita. critando al 5, non è male. È bu molto buono sugli elettropreti, sui corpuscari, Dentro di il nuovo, manipulus perché. con sostenuti letali. Esatto, possono avere Ah, gli sostenuti letali, sostenuti sostenuti due due tra letali. l'altro, sostenuti due letali, sono tantissimi colpi Secchiati che dadi. diventano ancora più colpi. Sono tre colpi a E testa, comunque altro più, con giusto? forza 5, cosa? Scusa? Tre 3 colpi a testa al 3 più, giusto? colpi a testa, 3 più 5 meno 1-1, Sostenuti sustain due. 2, che diventano probabilmente o 5 meno 2-1, oppure che colpiscono al 2 invece che al 3. Dipende Sì. dalla dottrina in cui sei. Quindi sono tantissimi colpi, comunque il meno 2 o meno 1. Con l'enhancement a 10 punti escono le riserve e ti sparano 18 le riserve. Esatto, oppure ci arriveremo da un veicolo, e ci arriveremo dopo, perché un altro stratagemma è molto interessante per questo. Quindi questo ha tanti utilizzi. Ah, di nuovo, non ho detto il resto. Come dicevi tu, uno dei tecnopreti, i manipulus, sta letale di base, dando letale di base a un'unità, lo metti dentro dei breaches o dei destroyers, fai buchi per terra. I breaches col plasma. I breachers, l'unica cosa che soffrono un pochino sono i mostri, perché non feriscono bene i mostri, perché hanno forza 8, i mostri grossi sto parlando, chiaramente, tipo tiranidi. E hanno forza 8 e hanno solo antiveicolo, e quindi non li feriscono bene. Però se tu spari con 6 breachers che critano al 5, quindi letali al 5, con full reroll per colpire, puoi anche fisciare i 5 più, e fai un Sì. male della madonna. Un Assolutamente male della diventa madonna. un'ottima unità anti-mostro, anti-carro, perché sono tantissimi Un'army colpi con al meno 2 o meno meno 3. 3, esatto, meno 2 o meno 3, dipende dalla tua dottrina sempre. E danno 3. Sì. Cioè, spaccano qualsiasi cosa. Sì. Restano l'unità più con danno più alto, damage output più alto dell'esercito. Così e basta. Costosa, ma E quando inizia a colpire, la certo. persona se ne accorge. Sì, infatti, Direi. il loro problema è sempre quello, che sono un pochino soffrono difensivamente, perché se l'avversario ci dedica un minimo di firepower, li ammazza. Infatti può essere utile anche per loro. Di nuovo, vita di detachment, stealth più resistenza difficile, perché resistenza 8 non Non è un credo bel di dover threshold perché colpo. ok, forza No. 4, ma colpi a Rendi forza 8 i ci sono Vindicator ti pochi. feriscono al 3 invece che al 2, va? No, i Vindicator forza Sì. 14. Sì, ha Resistenza ragione. 7 va a resistenza 8, quindi mi ferisce Sì. al 3. Vabbè, insomma, Però a quel punto non sta stealth, granché. Vindicator soffre molto più stealth in quel Esatto, caso. esatto. A proposito di dover scegliere, di avere l'imbarazzo della scelta sull'abilità di Detachment, c'è questo terzo stratagem, che è molto carino. Nella propria fase di movimento si seleziona un'unità del proprio esercito. Se quell'unità è sotto l'effetto dell'abilità di Detachment, subisce di 3 mortali. Che stupido. Ma fino all'inizio della prossima fase di comando si attiva un'abilità a propria scelta di quelle del detachment per quell'unità. Questo significa che o si dà a un'unità che non è stata scelta per il potenziamento,
un potenziale a propria scelta, quindi può essere anche uno diverso dagli altri. Quindi possiamo avere tre unità o quattro grazie a enhancement dei, esatto, Castellan. Esattamente. Oppure dare a un'unità che è già stata bersagliata come potenziata da, da Detachment un'abilità in più, che chiaramente diventa molto carino se si pensa a più di un movimento e avanzare e caricare. Sì. Pollici in più, insomma, non è stupida come cosa. Sono dei 3 di 8 pollici. Ma anche se si vuole dare un'unità che è particolarmente esposta, più uno toughness e stealth. Se io espongo un'unità di Castellan e sono là fuori all'aperto e li metto magari, non hanno dei target buoni per le loro armi, eccetera, e li metto in modalità Aegis, gli do più unità toughness, ma andrei senza 11 e gli do anche stealth. Ok, gli ho fatto dei 3 mortali, ma... Ma porca miseria! non li togli, sono tosti. Ed è bello perché è molto, appunto, molto versatile questo. Perché legge, praticamente, anche senza voler staccare con un'altra unità. Questo stratagemma legge un CP. L'unità bersaglio prende due movimento, due prossimi movimento, uno di toughness, avanzare, caricare o stealth. Un CP tutta la vita. Tutta la vita. Secondo me ci sono tante persone che per una cosa del genere pagherebbero soldi proprio per avere una stratagemma del genere. E poi lo scegli ogni tua fase comando, per cui è proprio a completa discrezione. La versatilità è la cosa veramente supera la Gladys in versatilità, oserei dire. Quindi questo è bello. Diciamo, prima di trasporti, aggressive impulse nella propria fase di movimento si targetta un trasporto Scorpion Stone Rider che non ha ancora mosso, e fino alla fine del turno, quando un'unità sbarca quel trasporto, anche se quel trasporto si è mosso, può caricare. Questo apre un paio di combo carine con gli elettrocreti, diciamo prima. Sempre, appunto, uno direbbe, ok, questo è per i melee, quindi giochi gli elettrocreti melee, che sono quelli col bastone. Però gli elettrocreti melee non sono molto buoni, perché hanno solo due attacchi a testa. E sì, sono bellissimi. Sono un po' più tristi, purtroppo. Quindi il punto è che lo usi comunque con gli elettrocreti a tiro, perché comunque i melee tirano tre attacchi a testa con lo stesso identico profilo ranged, a parte che colpiscono peggio, perché colpiscono le 4. E una volta che hanno sparato tutto quello che avevano da sparare, magari utilizzando il targeting overdrive che abbiamo visto prima, eccetera, caricano, comunque facendo un sacco di pollici, perché il proprio trasporto potenzialmente aveva anche più di movimento, quindi si è mosso di 12, penso che abbia 10 pollici di movimento di base. Pare abbia di più, sai. No, a 12 di base, quindi andrebbe a 14. Esatto. 14, 3, 17, quindi quello siamo a 14 movimento, più 3 pollici di, appunto, di sbarco, 17, più la carica di tizi, cioè fanno tanta strada. E sì, è una minaccia. Gotago fast. È una minaccia. E sono pericolosi con un altro dei stratagemmi che non abbiamo ancora visto. Quindi questo è carino. È carino anche se uno vuole lanciare anche i modelli nella zona di schieramento avversario, praticamente lancia un'unità di Vanguard con un trasporto e dà meno uno di OC all'esercito avversario, sono comunque fastidiosi, però sì. Lo vedo lanciare tipo quelle unità suicida contro veicoli, tipo parcheggio guardia, gli parcheggi i ranger o i vanguard, giochi, non mi ricordo mai, quella che dà meno uno un po'. I vanguard sono quelli più interessanti da questo punto di vista, perché hanno appunto l'aura di meno uno OC alle unità avversarie. E comunque gli prendi quello, lo fai. E si impatti molto male sul avversario, non te li ammazza, ti parcheggi là, gli blocchi un sacco di unità, potenzialmente un sacco di unità che non te li ammazzano di corpo a corpo, e gli stai contestando l'obiettivo, gli stai bloccando i mili di unità, casino, e potenzialmente appunto molto fastidioso. Poi abbiamo ritirata guidata, guided retreat. Nella propria fase di movimento si sceglie un'unità che abbia appena fatto fallback, e quell'unità può fare fallback e shoot o charge, oppure se è un'unità potenziata da Halo Override. Shoot and Eh charge. sì, è sì. Ah sì, giusto, questo è shoot e charge, e se era un'unità Halo Overridden può ripetere i piedi di Aspect Escape, che può essere comunque carino, perché
perdere un carro o un Castellan perché non c'era lo spazio per muoverlo, perché avesse te l'ha circondato, è abbastanza brutto, quindi In realtà ti avere dico questa opzione è un comunque altro carino. utilizzo che è molto interessante. Io ho caricato un veicolo nemico, sono rimasto lì. Lui non ha disingaggiato e non me li ha uccisi tutti. Io nel mio turno scelgo di fare Desperate Breakout e disingaggiare, bloccandoli e andando nel suo schieramento. Ti Ah, permette di... in Perché brasso ricordati che traverso. Ricordati che Desperate Breakout tu non è del tipo se non puoi indietreggiare attraverso i nemici allora devi fare. No, no, tu puoi farlo in qualsiasi momento, quando vuoi, per passare attraverso modelli nemici. Tua Certo. L'ho discrezione, eh. fatto diverse volte con il Dragoon, che ha questa regola di base, di rerollare i Desperate Escape, ed è sempre utile perché ti dà molte più opzioni di mobilità. Sì, Appunto, di passare attraverso l'avversario e assolutamente. dire io vado di là e tu non mi puoi bloccare. E boh, vabbè, Desperate Escape. Chiaramente una volta ogni tanto lo fallirò comunque. Perché comunque un 1-2 due volte. Quindi un 3 più, cioè un 5 più due volte di morire. Però sì, può succedere, ma sei molto più tranquillo a farlo, diciamo. Ti fa molti meno Decisamente. problemi. Quest'ultimo Sì, ha una possibilità in più strato. che un Vai, vai. sacco di porte. Esatto. Quest'ultimo stratagem è un altro stratagem molto forte. L'abbiamo quasi sempre visto come ultimo stratagem dell'esercito di stratagem forti. Questo è un altro di quelli, perché è uno stratagem che passa in giro. L'abbiamo visto in tanti altri eserciti, è sempre forte. Perché per un CP, dopo che un avversario ha fatto un movimento con una propria unità di fanteria, solo fanteria purtroppo, escludendo i Cataphron, che tra l'altro quindi anche rilevante. E Soprattutto i si ha intorno a 9 Castellan pollici. post-index non sono più fanteria, nonostante ci Esatto, sia che quello l'evento. sarebbe stato molto interessante poter fare questa cosa con i Castellan. E quindi con unità di Madonna. fanteria entro 9 pollici, l'unità nemica che si è appena mossa, può fare un movimento di D6 oppure D6 se è un'unità potenziata dalla vita di Attachment sempre. E che in E realtà è stato un questo, buff, non beh. un nerf, roba. Quello del Sì, togliere la questo è un buff fanteria. sì, Molti quello di punti di Castellan vista. è sempre un buff, praticamente. Sì. E anche perché non si potevano comunque muovere attraverso i muri, perché sennò, perché la regola di muoversi attraverso i muri singoli modelli, eccetera. Immuni Quindi benefici da Keldar. sì, Con i mi limiti arrivo sparava. al 2 più. Giocavo contro Death Guard che mi sparava con i flamer dei Death Shroud e mi feriva il 4 più No, di tieni questo spray tossico. Ma io non respiro, sono un robot. Non mi interessa, muori lo stesso. Il Data Smith dietro che sta morendo soffocato, e allora anche i Castellan soffrono. Ci sta, ci sta, ci sta. Quindi, vabbè, tutti quelli che hanno giocato contro un giocatore che sappia quello che sta facendo e che abbia un movimento reattivo sanno quanto è fastidioso avere un movimento reattivo contro. Il movimento reattivo è sempre forte, anche se è limitato all'unità di fanteria. Limitato all'unità di fanteria va bene, ma significa che io ti sto sempre minacciando del dire tu ti muovi qua. E io ho le mie opzioni. Posso nascondermi, posso entrare ancora più profondo nell'obiettivo. Con unità di Vanguard ti posso negare ancora di più UC sull'unità che ci sono più vicine. Forse che ho Posso giocato, nascondere ti i ricordo, ho caccioni. speso più CP nel momento reattivo che resta la partita con Sì, i Dark Angels. assolutamente, assolutamente. È sempre forte, è sempre forte. Il cambiamento chiaramente è grande tra D6 e 6 pollici. Chiaramente vorresti sempre usarlo su un'unità potenziata. Potenzialmente con D6 pollici puoi fare comunque una porcata stupida, puoi farla, che è quella, dato che non è specificato, non puoi farlo, di salire su un trasporto. Tu sbarchi un trasporto con i corpus cari, spari tutto quello che hai e ci risali sopra. Sì. Quando l'avversario si avvicina. Che è sempre riconsiderando che tu potevi fare tutte le cose che abbiamo detto prima per potenziarli, è abbastanza carino. Ma a questo Decisamente, punto mi viene a sì. dire una cosa. Ti servono CP, quindi chi toccherà giocare fisso? Avanti. All. No, ti stai sbagliando, troppo ti stai sbagliando. No, non dà Mi fai CP. piangere così, mi fai piangere così con non daci Non dà pegni. CP veramente. Lo sicuro È sì. uno dei È l'unico dei grandi mastermind. pilastri da terra che non ha CP. Esatto, è uno dei grandi mastermind dell'universo Un dei basito. Dadmech, e lui Sono un non fa più basito. niente. Non solo, ma è diventato egoista nel corso del tempo. Una volta poteva riparare le altre cose vicine a lui, adesso può riparare solo se stesso. Io sono basitissimo. Sono tempi strani per Cole. Sono stati negli Mec. anni un po' Sente la crisi di così. Stellantis.
Quindi sì, diciamo che mi piacerebbe avere i CP bonus perché tutti questi stratagem qua, chiaramente dipendentemente dall'esercito, perché quello dei Dawn Rider dovrei giocare un pochino più concentrato su quello, e quello dei fallback and shoot e charge può essere utile, ma non sempre. In Neural Overload probabilmente lo fai tipo sempre, lo fai sempre perché non devi non farlo. Targeting Override basta poco per attivarlo, quindi vorrei fare anche quello sempre. L'analitico Divination, di nuovo, vuoi sempre avere un CP per poterlo fare, almeno per poterlo minacciare. Così l'avversario deve muoversi intorno a questa cosa, ma se lo fa non si sta muovendo in maniera ottimale. E quindi avere il CP per fare quello serve. Niente, è solo per dire che sono tutti buoni, perché Ah, è un signor ti distaccamento, c'è servirebbero. poco da fare, Ti è veramente un bel servirebbero. distaccamento. È Ha tutta la veramente un bel specificità necessaria. distaccamento. Tutte Puoi le utilizzare carte tanti unità buone. che non sono tanto forti in altri distaccamenti. Se tu vuoi giocare, se vogliamo paragonarlo agli altri distaccamenti ADMEC, se tu vuoi giocare Skitari, giochi comunque Skitari Hunter Cord. Se tu vuoi giocare qualsiasi altra cosa, praticamente giochi questo, perché questo può giocare tutto. Secondo me, Skitari Hunter Cord comunque è più forte, perché è tanto fastidioso da gestire, è comunque versatile. E ci puoi fare tante cose che rendono difficile la vita dell'avversario, però questo è bello per tutto il resto, per qualsiasi altro modello che tu voglia giocare. Tu vuoi fare danni con dei balistari, vuoi caricare con dei Castella, vuoi caricare con dei Dragoons, vuoi sparare le Jazz Hands con i corpuscari, va bene tutto. E ti posizioni semplicemente anche meglio, puoi fare davvero quello che vuoi, sì. Esatto. È buono anche con alcuni degli schitari, per esempio i Rustalker, i schitari danni lì con le spadine, gli dai più di movimento, avanzate cariche, si muovono tanto, ma veramente tanto. Possono essere da una parte all'altra del campo in un turno. Possono fare, hanno di media un range di 22 pollici nel corso di un turno. Loro allora, non avanza Le cariche di base, cariche. non mi ricordo più, no? Devi darglielo. No, no, li devi usargli, devi dargli Col CP doppio elo. L'override. Il 2 pollici di movimento è opzionale, però può essere utile. E hanno tutto questo movimento e sono fanteria, quindi passano attraverso tutto. Sì. Puoi Il loro trasportarli? output di danni è carino. No, Posso. non Peccato, puoi se no si può entrare trasportarli. nel veicolo, potevi, se no al posto dargli il doppio enhancement, il doppio potenziamento. E farli sbarcare e Aspetta, no, basta. Perché mi sa che puoi potenziarli. Mi sa che puoi potenziarli. se puoi Il farli problema di sbarcare dal potenziarli. trasporto. Sì, puoi trasportarli, scherzavo. E Puoi allora li metti trasportarli. nel Sì, Rider. l'unico motivo per il quale non l'ho mai fatto e considerato è il fatto che, vabbè, a parte che il fatto che non erano molto forti fino a poco tempo fa, Non puoi è il fatto sbarcare che perdi un e po' caricare. il fire support classico dei trasporti, perché loro non hanno armi a tiro e quindi non hanno il full round Ah, di tiri sì. per Però colpire, devi preferire. Quindi al quello è un momento in cui pochino tu lo puoi perdi, sbarcare a però. saltare, cambia abbastanza. Sono 14 pollici di Esatto. gratis di Però, di nuovo, 17. probabilmente, dato che non puoi avanzare con il veicolo e puoi sbarcarli, comunque la loro range a piedi forse è là, Col perché veicolo loro hai 17 più a carica. hanno 12 pollici di movimento, scusa, no, hanno 8 pollici di movimento e hanno più 2 a avanzare e caricare finché sono vicini a schitari. Oppure Che più uno se non dubito riuscirei trasporti. ad avere vicini schitari quando carichi. Perché sei talmente Secondo me avanti che i no, ma quando schitari sono avanzi indietro. sicuramente sì. Quindi Sì, beh, tanto lo tiri quello sarebbe all'inizio, da sì. vedere. E basta che siano entro di loro, entro dai 6 pollici da loro, e quindi magari con uno di loro resti dietro per beccarti più un pollice di carica. È possibile comunque. Direi che è proprio Però un bel distaccamento, non vediamo l'ora di provarlo. esatto, Questo non vediamo l'ora di sicuro, provarlo questo e Dark veramente. Angels. Sì, Nonostante non sia vediamo l'ora di famoso, metterli sia in forte, campo. interessante quelli. Prima o poi li facciamo, dai. Prima o poi lo proviamo, li proviamo entrambi, li portiamo in qualche modo sul canale. Assolutamente sì. Invece vediamo l'ora di quando uscirà il distaccamento Necron di cui si parla tanto, che è domani, Settimana parleremo di ben 7 staccamenti a questo punto, prossimo giovedì. Sì. Faremo un bel recuperone. Assolutamente. Io spero in quello custodes.
Io nella guardia. Eh sì, dai, speriamo. Custodes possono ancora Custodes tanto veicoli, sparare. voglio custodes veicoli. Ho tanti di quei dreadnought che vorrei portare. Dai, Custodes Dreadnought, magari rendere più giocabile Telemon, fare qualcosa di carino anche con lui. Non so se investono su modelli di Forger, però rendere in Ho generale paura di no. IE. Ho paura Quindi sarà di sulle moto o sulle sole di silenzio? no. Oh, basta con le sole No. del silenzio, basta. Non ne Chi posso secondo? più. Mi hanno obbligato persino a comprarle, questo dice tutto. Sì, il problema è quello, no, dei custodes, che se non hanno intenzione di fare in plastica i veicoli, tutti i loro veicoli praticamente No, sono secondo me ad arriveranno Artemon nel Rider. prossimo edizione. In questa edizione qui tengono loro i pezzi Ci forgio perché non sarebbe. riescono a fare niente. Sì, avrò bisogno dell'ondata, ma al momento mi sembra che Rosaresi sia completamente pieno, quindi è impossibile. Faccio la prossima Sì. edizione, dai. Nella prossima edizione arriverà l'update dei custodes decente e via. Che speriamo, insomma, perché per ora soffrono un pochino, sono rimasti un pochino indietro di modelli. Sto guardando adesso la loro lista dei modelli, e poveri. Metà della lista è Forlorn, insomma, cosa ci vuoi fare? Stavo per... Boh, ma per... sì, perché gli equivalenti no, fanno pena. Ma sai cos'è che ci mancano? Ci manca i veicoli e ci manca l'equivalente dei venatari. Perché effettivamente delle unità Veloce. fanteria Forgeworld, noi non abbiamo il corrispettivo dei venatari. Perché abbiamo le moto Forgeworld, che abbiamo il moto in plastica. I Terminator Forgeworld abbiamo i Terminator in plastica. Le guardie con armi speciali, se vuoi, però abbiamo i Wardens, che sono più o meno quelli. Cioè, non da tiro, se vuoi. Ci sono i custodes da corpo a corpo con le armi particolari, se non sbaglio. Le lance termiche e No, quelle altre. sono. No, hai due unità di guardia. Mi sembra che una è un'unità di guardia e l'altra unità e ha un'abilità diversa che è l'equivalente del Warden. Però, praticamente, guardia base ce l'abbiamo, Warden ce l'abbiamo. Ci mancano le lance speciali, che abbiamo visto una lanciamelta introdotta nel capitano in plastica, quindi in realtà lo stanno già programmando. E poi ci mancano i fanteria svolazzante. Di un corrispettivo equivalente, ma non uguale. Invece di Horus Heresy mi aspetto proprio che rifacciano in plastica quei veicoli. Concordo, Sono concordo. Ci troppo, starebbe. son troppo iconici, sono dei bei Sì. pezzi, non ha Strano non che non avrebbe l'abbiano senso non ancora rifarli. fatto, Per veramente. carità, costeranno 93 euro l'uno, perché sono l'equivalente di un Land Raider, per cui 93 euro l'uno. Ma sì. Aspetta, a meno che tu non voglia giocare la non mi ricordo come si chiama, la dropship. No, quello non lo porteranno mai. Per Sì, fortuna, no, non lo purtroppo, troppo non lo grande. so. Non era Non troppo credo grande, fanno, maschio, sì. investiano più su velivolanti, su velivoli. Già. È un peccato, da un certo punto di vista, dall'altro, se smettono di fare veicoli per poi dargli regole di merda praticamente apposta, magari ce ne faremo una ragione. Loro devono Vabbè. vendere principalmente, quindi Lo so, lo fanno so. regole. Quando escerà il pezzo sarà sbroccato e poi no. Bene, è stato un Direi che piacere. abbiamo E ci vediamo la detto prossima tutto. È un piacere settimana essere con voi. Mi a vedere il resto dei detachment che usciranno. Vedere come va avanti questo bellissimo calendario dell'avvento, che devo dire per la GV è stato veramente una delle mosse migliori che ha fatto, almeno negli Già, ultimi anni. un'ottima Cioè, a me sta trovata. piacendo molto. Sì, Hanno fatto un un'ottima ottimo trovata. Per lavoro. Brava GV. Brava GV. una volta. Brava Giovanna, brava. Esatto, brava Giovanna, brava. Bene. Eccoci qua. Adios. Buona Addio, buona serata a serata. tutti.